Salve, gente, sono Jack, Jimmy Knowledge, benvenuti in questo video di Pokémon Showdown in VGC 2017, in cui faremo un video un pochettino speciale nel senso non bello, ma nel senso stupido della cosa. Sai quando dici a qualcuno sei speciale e stai dicendo che tipo è un ritardato? Ecco, questa sarà la parte ritardata dell'essere speciale. Allora, praticamente io, giorno 25 dicembre, ho finalmente sconfitto la Lega. Non che ho provato a sconfiggerla per giorni e giorni, ce l'ho fatta solo il 25 di dicembre, ma finalmente il 25 di dicembre l'ho affrontata. E questo è il team che ho portato alla Lega, compresi pure i nomi che gli ho messo, tra cui Fiorellino, che è il mio preferito, un fantastico Mudsdale femmina, Incineroar, Parr e Chops, che sono praticamente i Pokémon che vi vanno a scambiare. No, Parr no, in realtà Parr l'ho trovato da un tizio che me l'ha scambiato, diciamo così, tramite lo scambio prodigioso, e mi sono trovato questo Parr, ed era la prima evoluzione di Tsarina, non mi ricordo come si chiama, di natura decisa, Brave credo sia questa. Chops anche stessa natura, Incineroar invece a natura Adamant, Fiorellino special defensa aumentata e speed diminuita, Sassi non mi ricordo in italiano com'è, Fikyu era un piccolo Pichu che ho allevato e che aveva natura modesta, e infine Gyarados, che è stato uno degli ultimi Pokémon, diciamo, che ho catturato tra virgolette, e che poi sono stati anche inseriti nella mia squadra, che l'ho catturato nella zona dove si prende Wishiwashi, la prova dell'acqua, insomma, che è di natura Jolly, che dovrebbe essere allegra, alta velocità e basso attacco speciale, quindi diciamo abbastanza buono. E quindi questo è il team, e questi sono gli EV esattamente come li ho dati all'interno del gioco, tranne Incineroar, che siccome all'inizio del gioco l'ho utilizzato, non sono poi andato a togliergli gli EV che aveva extra, ad esempio in difesa, attacco speciale, eccetera eccetera. Quindi in realtà non ha proprio massimo di HP e massimo, a massimo di attacco sì, massimo di HP no, perché gli altri EV saranno distribuiti in altre cose. Mentre 1, 2, 3, 4 Pokémon sono esattamente così con gli EV al massimo. Fikyu invece anche un pochettino l'ho utilizzato, quindi forse non ha nel mio gioco massima velocità, credo, massimo attacco speciale. E comunque sono arrivato alla Lega e avevo Incineroar a livello 58, e poi avevo tutti gli altri massimo tipo a livello 52, e ho affrontato la Lega così. È stato veramente bello perché ero sottolivellato. Praticamente i Super 4 già erano più forti di me perché hanno i Pokémon a livello 54, senza parlare ovviamente del campione. Ma è stato molto molto divertente affrontare la Lega in questo modo, è stato soddisfacente. E poi sono riuscito a chiudere in bellezza contro il campione con tutti morti, tranne Chops in fin di vita, poi ho cambiato, ho mandato dentro Incineroar, ho fatto Sword Dance e gli ho sparato l'attacco finale qua con l'Insinium Z, e ho vinto così, è stato molto bello, diciamo. E va bene, questo vi ho raccontato la mia esperienza con la Lega di questo gioco. Credo che farò un video in cui parlerò un po' di Pokémon Sole e Luna, ma voglio ancora andare avanti prima di parlarne. Pazienza, se ormai insomma non se ne fregherà nessuno di questo gioco. Nel frattempo ho notato una cosa, che ho le luci accese nella stanza sbagliata. Scusate un attimo. Ecco, adesso dovrebbe esserci più luce. Mi rimetto le cuffie. Scusate se c'è questa lunga presentazione. Tra l'altro, come avete visto, credo, dovrebbe esserci un riquadro, non so se vi piace, l'ho fatto così io, con un programma di Paint veloce, lo stesso programma che a volte uso per mostrare delle immagini, perché mi è stato consigliato da Pasquale, un simpatico ragazzo con cui ho anche giocato a Smash Bros, che gioca tuttora a Smash Bros, e niente, ho inserito insomma questa piccola grafica, magari più carino. Allora, questo team quindi vi ho fatto capire che è praticamente uguale a quello che ho portato alla Lega. Ecco perché questo video sarà stupido, perché cioè, allora, abbiamo questi due con le loro pietre Z, Fiorellino con Leftovers, che è stata una bella combinazione. Qua sì, le violite ce l'ho e gliel'ho messo. Citrus Berry e Gyarados, che aveva moneta amuleto. Ma siccome non so nemmeno come si chiama in inglese, gli ho dato
l'Ax Incense, perché non ricordo se avevo proprio questo o un altro oggetto che comunque diminuisce la precisione dell'avversario, e sarebbe l'oggetto che avrei utilizzato se non gli avessi dato l'incenso. Quindi una squadra creata con le stesse statistiche più o meno, gli stessi oggetti e le stesse mosse che hanno nel gioco, quindi insomma per niente competitive, nessuna protect anche se gliel'avrei voluto dare. E ne giocheremo con questo team la prima partita. Sarà molto probabilmente un disastro. Ecco, team 1. E come vedete c'è anche un team 2. Perciò basta, già ho fatto una intro abbastanza ampia, direi. Ora mi sono spostato, non so nemmeno se sono di nuovo al centro. Vabbè, pazienza. Va bene, facciamoci questa partita. A me viene un casino da ridere, veramente, ve lo giuro. Sarà una cosa buffissima. Tra l'altro abbiamo trovato una squadra che in realtà ha Pokémon simili ai nostri. Non sembra nemmeno così schifosa la nostra squadra, poi se ci pensiamo. Sembra che potrebbe quasi essere competitiva, se non fosse che praticamente tutte le statistiche a caso. Per niente, non ci ho per niente studiato sopra. Allora, vediamo un po'. Non mi ricordo nemmeno che mosse ha. No. Allora, ragioniamo. Allora, Gyarados non ha Marowak, quindi dovrei poterlo colpire con Fikyu. Se uso però il mio Gyarados, dovrei tenere Fiorellino per evitare attacchi di Magnezone. Poi ha un Pokémon di tipo erba, anche noi manteremo il nostro. Però non ho Protect, ho Titter Dance, ma non ho nessuno con Protect, quindi mi confonderò da solo praticamente. Devo mandare un Pokémon che sia più veloce in modo da attaccare e poi eventualmente cambiare. Facciamo così, mandiamo per primo Parr, anche se credo sia il Pokémon peggiore da mandare contro questa squadra. Anzi no, guarda, lasciamo stare, cerchiamo di giocare seri. Puntiamo strategicamente al meglio, direi, Fikyu. Eppure Parr, vorrei confondere... Sì, lo mandiamo, dai, vorrei provare a confondere gli avversari. Quindi Parr... Gyarados... sì... contro Salazol e contro Mudsdale potrebbe aiutarmi. Un Mudsdale che non manderò mai giù, visto che ho solo Fikyu che usa attacchi speciali. No, io proprio muoio dalle risate. E infine mandiamo appunto Fiorellino. Va bene, ecco la mia super squadra. Vi giuro, dentro di me sto continuando a morire dalle risate. Oh mio Dio, secondo me muoiono tutti tipo subito. Allora, noi facciamo mossa Z direttamente su Gyarados, così super ignoranza. E Titter Dance, immagino che cambierà, oppure non so, farà Protect o, boh, vediamo un po' come si comporta il nostro avversario, la nostra squadra random di merda. Ecco appunto. E noi andiamo di mossa Z. Surf qualcosa. Vabbè, confondiamo tutti. Terremoto, affanculo Fikyu, Magnezone morto, Mudsdale confuso. Noi mandiamo dentro a questo punto. Chi mandiamo dentro? Fiorellino che ha Rock Slide. Allora. Tuttavia, sì, meglio Rock Slide, perché potrebbe cambiare quel Salazol con Gyarados, se no a sorpresa gli speriamo un bel Rock Slide. Oh, Parr credo morirebbe al primo colpo da Salazol, ma se noi la switchiamo con Gyarados abbassiamo l'attacco di Mudsdale. Ma sì, dai, facciamo così, poi quel Mudsdale a terremoto, vediamo un po' cosa fa quel Salazol. No, ah ok, va bene, Protect, perfetto. Rock Slide, ragazzi, stiamo vincendo, questa squadra di merda no. Non stiamo vincendo, ma che cos'è questo Gyarados? Che Gyarados è? Ma ho così poco attacco? Oh merda, no! Oh merda, ho dimenticato di mettergli gli EV? Com'è possibile 118? Nei miei dati c'ha tipo 180, non lo so. Ah no, 177, sì, giusto. Oh mio Dio, così tanto è sceso. Ah, merda, schifo. Maledizione.
Questa volta andiamo al sicuro e facciamo un earthquake prima che sia troppo tardi. E andiamo ad attaccare quel Gyarados. Mamma mia, non gli faccio nulla. Non gli faccio nulla. Toxic, vabbè, buonanotte. Un Gyarados Burky. Era meglio Rock Slide. Vabbè, a questo punto se cambia Rock Slide se lo becca tutto, quindi noi ce ne fottiamo alla grande e spariamo il Rock Slide. Acqua Tail su Mudsdale. Se scambia Mudsdale, ok, quel Mudsdale ha Protect. È una squadra, non lo so, la trovo molto buffa come squadra, perché che cos'è? Pokémon, cioè qual è la strategia? Farmi Toxic con Gyarados, poi proteggere, scambiare e resistere finché non moriamo tutti di tossicità? Che squadra è? Boh, vabbè, comunque abbiamo vinto praticamente. Così io rido, io continuo a ridere. Non ci sarà nemmeno bisogno di prendere la versione, diciamo, aggressiva della nostra squadra a questo punto. No, vabbè, sto scherzando. Questa squadra del mio avversario è un po' strana. Tra l'altro non dovrei avere un punteggio molto basso. Ne ho persa qualcuno, ho giocato anche col telefonino così. Mi andava rallentato e ho perso tipo turni. Forse sono sceso a 1300, ero a 1400 e passa. Finalmente il mio avversario attacca, si è svegliato. E quindi questo, cioè insomma, credo che comunque dovrei riuscire a... Boh. No, non so nemmeno... Cioè, voglio dire, credo che il mio avversario dovrebbe comunque avere... una squadra dignitosa, cioè... Non credo sia uno super scarso, insomma, questo è quello che voglio dire. Scusate se non riesco a farmi capire, sono molto confuso da quello che sto vedendo. Va bene, siamo rimasti in 2 contro 2. Beh, sì, direi che in realtà basta un terremoto e insomma quel Salasol può dire addio alla sua esistenza. E noi ce ne fottiamo e lo spariamo. Tra l'altro quel Salasol l'ha cambiato, potrebbe essere che non ha... come si dice? Che non abbia Protect. Compar, visto che comunque probabilmente moriremo con un colpo solo. Andiamo a colpire Mudsdale. Esatto, andiamo a colpire Mudsdale, proviamo almeno. Non gli faccio ovviamente nulla. Ok. Beh, sì, direi che abbiamo perso. Dovremmo aver perso. Oh mio Dio, sì. Il Toxic ha fatto alla fine il suo lavoro. Ok. Questa squadra molto buffa alla fine è riuscita a sconfiggerci. Prima partita è andata male. E ci credo, non abbiamo Protect, non abbiamo niente. Niente, la mia squadra della Lega non va bene. Ecco, questo è il punteggio. Sì, ero a 1300 qualcosa. Il mio avversario infatti era abbastanza forte, ma questa squadra mi sembra un po' una merda. Sarà che non l'ho mai vista, non ho idea. Va bene. Team 2. Questo team è un po' meglio, insomma. Ha le statistiche sistemate un po' meglio. Le nature fatte anche un po' meglio. Fiorellino più concentrato. Cosa gli avevo messo? No, forse una... Vabbè, Fiorellino ha fatto, mi sa, una cazzata. Infatti la natura... Mi pare che gli ho lasciato la natura che ha la difesa speciale aumentata. Bene. Non è quello che volevo. Chops l'ho fatto più bulky, sì. Ragazzi, ho veramente dei dubbi quando li vedo, perché le statistiche mi sembrano schifose. Comunque con le violite dovrebbe lavorare molto bene. Gyarados mi pare che gli ho aumentato l'attacco. Fico invece gli ho messo la natura allegra. No, allegra, timida. Timid. Per aumentare la velocità ancora di più. E insomma tutto, ho dato comunque un Protect. E ho tolto gli oggetti Z, tranne a Incineroar, che sarebbe il Pokémon che dovrebbe andare a colpire molto pesantemente. Avrei voluto dargli terremoto a Incineroar. In questo caso ad esempio credo mi sarebbe servito. Ma vabbè, allora ora chi cazzo mandiamo? Mi spiace Leombros se ti faccio aspettare. Allora vediamo un po'. Il mio Gyarados ha un attacco di tipo ghiaccio.
con cui potrebbe ovviamente dare problemi. Io lo mando per primo, così facciamo un bel intimidate. Ci teniamo Fiorellino dietro in modo tale da andarlo a scambiare se abbiamo problemi e abbiamo paura di Tapu. Figli gli ho dato discharge in modo da poter comunque colpire eventualmente il Gyarados avversario, anche se va a mandare dentro Marowak. Chops con dinamipugno, Poison Jab qua non credo mi servirebbe molto. Parficchio, io direi che usiamo Ficchio e Incineroar, perché senza Incineroar non so come faremo a buttare giù quel Celestia se me lo manda contro. Ok, va bene, più o meno quello che mi aspettavo. Tapu Koko, Garchomp. Cazzo, ho fatto una minchiata. Ho scelto Fiorellino per secondo per andarlo a scambiare con Gyarados. Ma appunto l'ho scelto per secondo, quindi non lo posso scambiare con Gyarados. Vabbè, proprio... Ok. Tuttavia, credo che quel Tapu Koko dovrebbe cagarsi sotto non poco di fronte al mio Fiorellino, mentre fuori... Ok, ha fatto Protect. Un po' me l'aspettavo, peccato. Ma questo attacco di Garchomp è stupidissimo, perché serve solo aumentarmi la difesa. Va bene così. Grazie ad avanzi e grazie a queste stronzate, noi, il nostro Fiorellino diventerà invincibile pian piano. Qua dovrebbe immaginarsi uno switch. Ma vabbè, che cazzo se ne frega. Cazzo me ne frega a me. E qua noi facciamo Rock Slide, perché lui sa che il mio Fiorellino non lo butta giù con nulla. Quindi probabilmente Tapu Koko lo cambierà, mandando tipo Gyarados. Noi facciamo invece Rock Slide. Appunto, ecco qua. Perfetto. Ficchio. Rock Slide non è un problema. La nostra difesa continua ad aumentare. Quel Gyarados gli facciamo abbastanza male. E adesso potrebbe mandare dentro un Marowak, forse, per assorbire il mio Discharge. Il mio Ficchio dovrebbe essere più veloce, ovviamente, dei Pokémon avversari. Pazienza se me lo elimina con Garchomp. Spero che quel Gyarados non abbia Protect. Magari potrei... Ecco, facciamo Volt Switch. Esatto, meglio, molto meglio. Pazienza se... Facciamo... Aitor's Power a destra, così se mi manda tipo Marowak almeno glielo eliminiamo. Ok, ha fatto Protect. Bene, addio Ficchio, ciao. Addio. È stato bello. Quel Ficchio gli ho dato Focus Sash, ma sfortunatamente ci siamo beccati il colpo di prima. E vabbè. Gli avanzi lavorano abbastanza bene. Incineroar con Fake Out adesso. Facciamo una sorpresina a Garchomp. Allora, il problema è che sono entrambi un problema per noi. Maledizione, dovevo eliminare quel Gyarados sconfitto. Adesso le cose si mettono molto molto male. Quel Garchomp continuava a spararmi Rock Slide. Vabbè, va bene così, perché comunque se attiro l'attenzione di Gyarados è meglio, anzi appunto facciamo Fake Out su Gyarados. E Rock Slide. Perfetto, dai. Fanculo, pazienza, ok, Incineroar, vabbè, sapevo che avrebbe resistito. In questo modo ci assicuriamo che Gyarados magari non colpisce Fiorellino con attacchi molto potenti, super efficaci. E intanto la nostra difesa continua ad aumentare. Il nostro avversario non ha Pokémon che hanno attacchi fisici. Non ha attacchi speciali, credo, tranne che abbia Gastrodon. E quindi, insomma, noi adesso siamo abbastanza pericolosi. Ora qua facciamo un Protect. Andiamo di nuovo di Rock Slide. Via. Ok, proprio ora siamo invincibili. Dragon Dance. Buonanotte. Ma che cazzo fa? Io questo non lo capisco. Cioè, ora devi fare Dragon Dance, ma attacca e sbrigati. Buonanotte. Boh, noi così tentiamo la seconda Protect. Tanto ormai non ce ne fotte proprio niente. E andiamo di un altro Rock Slide, così ignorantissimo. Ah. Merda.
Oh mio Dio. Oh mio Dio, con la difesa a 4 abbiamo resistito. Siamo invincibili, attenzione. Siamo invincibili. Tranne che il mio avversario concentri le forze contro Fiorellino, siamo invincibili. Può usare Dazzling Gleam, sfortunatamente. E qua switchiamo per guadagnare un fake out. Con Fiorellino facciamo protect e guadagniamo un turno. Attenzione. Vai, grande. Il mio super fantastico team. Il team della Lega. Un pochettino migliorato, diciamo. Che lavora abbastanza bene. Ok. Ok, stiamo guadagnando energia lentamente. Qui ovviamente dobbiamo attaccare. Senza pietà. Allora, se quel Tapu Koko fa di nuovo Dazzling Gleam, non eliminerà Gyarados. Ma sfortunatamente il nostro Gyarados non credo sia più veloce del suo Garchomp. Anche se Garchomp mi sembra abbastanza resistente. Potremmo fare invece un altro switch per abbassare ancora di più magari l'energia di Garchomp, sperando di eliminarli tutti con Fiorellino. Forse sarebbe meglio attaccare. Potrei rischiare un'altra protect se andasse bene. No, vabbè, dai, speriamo che l'avversario faccia qualche errore, ecco. Va, vaffanculo, dai. Ice Fang. E qua attacchiamo. Ah, merda. Ma, vero, mi sa che ho fatto molto male i calcoli. Vero, quando abbiamo fatto quel Dazzling Gleam? Non l'avevo visto, vero. E vabbè, ci abbiamo provato. Vai, Incineroar, sei tutti noi. Fake out. Vabbè, ci abbiamo provato. Ce la siamo giocata. Sì, vabbè, cambio. Questa mi sembra tipo l'ignoranza. Cosa fai a fare un cambio adesso? Gioca, vince e basta. E va bene, regaliamo punti, visto che siamo in periodo natalizio. Regaliamo ancora altri punti con questa terza ed ultima partita di questo team pazzo, che vi lascerò comunque in descrizione se vorrete fare cose ignoranti, senza senso, più per curiosità magari, se vorrete rivedere questo team che avevo, tra virgolette, quando sono andato alla Lega. Allora. Questa è una cosa molto strana. Facendo punto esclamativo DT dovrebbe significa date, tipo data, e un nome, ti compaiono queste info. Ma cioè, non so, tu non conosci Mudsdale? Forse abbiamo trovato uno che gioca da ieri, tipo. Non lo so. Vabbè, comunque. Allora, nostro Gyarados può andare a contrastare sia Arcanine che Garchomp. Garchomp che non siamo mai riusciti ad attaccare. Lo mettiamo per primo, Gyarados. Questa volta non mettiamo Fiorellino insieme a lui, non facciamo sta stronzata. Andiamo a par. Fiorellino. Per finire, che ci buttiamo? Chops, via, così. Vediamo questo Chops con Eviolite cosa fa. Mi pare che li ho usati tutti, tranne Incineroar. No, Incineroar l'ho usato anche, sì. Abbiamo usati tutti, va bene. Sono soddisfatto di questo. Qua direi che facciamo Protect e baffanculo, semplicemente. Il mio avversario, non so, non vuole sapere le statistiche di tutti i miei Pokémon, uno per uno. Proviamo a confondere tutti i nostri avversari. Vaffanculo, maledizione! Uffa, non è giusto, maledizione, non riesco mai a utilizzare questo par. Questa zarina. Scassa palle, dannati bastardi maledetti. E ora che facciamo? Vabbè, questa l'abbiamo praticamente persa subito.
non abbiamo forza per sopravvivere, non abbiamo proprio modo di far nulla, ovviamente. Vabbè, proviamo a colpire quel tapulele che in realtà ci killerà. No, dovremmo resistere. No, no. Le violite e la special defense aumentata non serve. Dovrei aumentare anche... Italiano è... Ah, che sai italiano. Mi stanno scrivendo in basso a destra, ma voi vedete la mia faccia davanti. Mi scrivo... Ho scritto wewe italiano, eh? E gli faccio ciao. È il team con cui ho giocato alla Lega ieri. Non è il mio vero team. Sto facendo un video buffo che caricherò su YouTube. Vi faccio pubblicità. Se ti va, dai un'occhiata e ti saluto. Sì. Quale lega? Quella la lega del gioco. Dai un'occhiata. Si chiama Jake Gaming and Knowledge. E va bene ragazzi, direi che qua andiamo subito a chiudere, perché mi sa che vi ho fatto già annoiare abbastanza, ho fatto perdere abbastanza tempo. Giusto? Giusto? Lo so che è così, lo so. Avete ragione. E niente, credo di aver fatto un'altra cazzata. In quale lega? La lega del gioco. Mi ha detto in quale lega l'hai provato. Forse non ha il gioco, non ha visto, non ha visto insomma che nel gioco c'è la lega, non lo so. Mi ha detto ah. E va bene ragazzi, niente, volevo appunto fare questo video così, che sono cosciente di quanto sia stupido e mi dispiace, ma vabbè, niente, era una cosa così per cazzeggiare un po'. Invece nel prossimo video probabilmente vi riporterò l'ultimo team che vi ho portato già, e magari faremo delle partite in cui cercherò di concentrarmi, giocare in maniera molto attenta fin dall'inizio e cercheremo di alzare questo punteggio, ma farò i video probabilmente partendo da 1400 e passa. Risalgo un po' col punteggio e poi ci facciamo qualche partita seria, attenta. Ho deciso che voglio giocare sempre o quasi sempre diciamo con il mio team principale, perché credo che giocare altri team, cazzeggiare troppo siccome ho poco tempo, significherebbe insomma non migliorare e non ottenere nessun risultato. Allora tanto vale che non gioco completamente e non faccio più nessun video. Quindi quando giocherò utilizzerò i team diciamo competitivi che conosco bene e con i quali credo di fare più punteggio, ottenere più risultati. Basta, qua concludo. Date un'occhiata al mio canale, video di Natale di Watch Dogs 2, qualche video così cazzeggioso che sto facendo, e anche i video più seri, walkthrough di Dark Souls, Skyrim, e vediamo tant'altra roba che sto portando. Al prossimo video.